Parco Zoo Falconara sorge su una collina di Falconara Marittima, è stato inaugurato nel 1968 e ospita più di 200 esemplari suddivisi in 40 specie animali all'incirca. Siamo con Maria Vittoria del Parco Zoo Falconara, che sta concludendo la sua stagione, e non a caso cominciamo questo nostro giro proprio dall'Okapi, perché se non vado errato è uno degli animali più a rischio, oltre ad essere molto bello, è più a rischio di estinzione. È vero questo? Voi lo state curando? Buongiorno, innanzitutto. Allora, l'Okapi è un simbolo, innanzitutto, del Parco Zoo Falconara. Sono gli unici esemplari attualmente che uno può vedere negli zoo in Italia. Li vedete solo qua al Parco Zoo Falconara. Perché è stata fatta questa scelta, appunto, dalla struttura? Perché essendo un animale in pericolo di estinzione nel suo territorio, quindi in Repubblica Democratica del Congo, è bene farlo conoscere e soprattutto andare ad aiutare quello che è la popolazione in natura. Loro sono un po' degli ambasciatori, a noi piace chiamarli così, no? Quindi grazie a loro noi portiamo a conoscenza di tutto quello che stanno vivendo questi esemplari, ma tutta la foresta dove vivono, quindi oltre agli animali come gorille, elefanti di foresta, eccetera, anche le piante stesse, no? Proprio l'ecosistema foreste. Davanti ai cammelli chiediamo a Maria Vittoria Piccinini qual è stato il bilancio di questa stagione che, come dicevamo, si sta concludendo, è in via di Sì, conclusione. allora, il bilancio definitivo ancora non è stato definito, appunto perché ancora siamo aperti, però possiamo dire che comunque è stata una buona stagione, nonostante magari la primavera un po' incerta, quindi è iniziato un po' zoppicando, però devo dire che poi abbiamo lavorato, i visitatori ce ne sono stati. Stanno tornando, per fortuna, post-Covid, appunto, anche gli stranieri che avevamo iniziato a vedere anche già dall'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, quindi dal nord Europa molti sono tornati e ovviamente le persone locali, sia appunto il comune di Falconara, ma proprio anche comuni limitrofi, stanno proprio scoprendo il territorio, e quindi abbiamo fatto tanti abbonamenti. E vengono spesso più volte anche durante il mese abbonati, quindi siamo felici insomma di questo risultato qua. Siamo nell'ambiente dove avete ricreato un po' la savana. Zebre e struzzi vivono insieme? Sì, qua zebre e struzzi è un exhibit misto, quello che viene chiamato negli zoo, quindi condividono il territorio come in natura. Senti, ma non è solo turismo, bambini, feste. Avete avuto l'ultima di Halloween proprio domenica, che è andata bene, mi dicevi. Però Parco Zoo serve anche da un punto di vista scientifico. Avete anche collaborazioni con università, veterinari che vengono a fare degli stagi. Ci racconti un po' queste relazioni? Sì, come ha detto lei, lo zoo non è solo turismo, non è solo divertimento. Ovviamente è importante perché per imparare bisogna divertirsi, è alla base dell'apprendimento anche e soprattutto per i bambini. Però è molto altro, come la collaborazione con le università, l'ultima appunto quella con l'Università di Veterinaria di Camerino, dove sono gli studenti che vengono a lezione qua allo zoo e insieme al nostro veterinario e a un tutore aziendale vanno a studiare il benessere dell'animale, grazie appunto alle feci, grazie alla condizione fisica in cui trovano visiva dell'animale, quello che è appunto animali in cattività negli zoo, che poi sono studi che poi possono essere anche riportati in natura. Alle nostre spalle vedete i grifoni, che è un avvoltoio, no? Il grifone. Cosa mangia un grifone? Ah, il grifone mangia carne. Come altri esemplari è un animale carnivoro. Attualmente nello zoo mangiano di solito la mattina, in questa posizione qua. È consigliato dal veterinario dare loro le parti, quelle più interne dell'animale, perché appunto hanno proprio un intestino che funziona così. Loro in natura mangiano carcasse, carogne, quindi bisogna mantenere Sono un po' gli queste animali cose. spazzini, Loro vengono questi. proprio chiamati gli spazzini della natura per questo, perché alla fine, quando sono passati tutti gli altri predatori, arrivano loro, che ripuliscono tutto Uno quello che degli esemplari più rimane. belli in natura, la tigre, sono due qui presenti, no?
Due ge fratelli gemelli, dicevi? Chi Esatto. sono? Ettore e Golia sono loro. Questo chi sarà? Uno dei due. Bella domanda. Allora, loro che pasto fanno, ricollegandoci a quello Sì, che loro dicevi mangiano prima? carne, ovviamente, e lo mangiano quando lo zoo è chiuso, quindi di solito dopo il tramonto, nel reparto interno, perché vengono divisi, ognuno ha la propria razione di Altrimenti cibo. litigherebbero Più insieme. che altro è per controllare la quantità di carne perché anche, che mangiano, perché anche attraverso quello lì che viene capito lo stato di salute dell'animale. Senti, qual è l'animale, se c'è un animale, più gettonato qui dentro, secondo te? Allora, l'animale più gettonato sono le caprette, che ai bambini fanno festa. Piacciono anche molto le scimmie, perché ovviamente si muovono, saltano, quindi intrattengono un po' di più il Sono bambino. interattive con. Esatto, magari il bambino viene, vuole vedere la tigre, vuole vedere il leone, però i felini, si sa, dormono la maggior parte del tempo, sono più attivi verso la sera magari. Quindi il bambino lo vede, ma non riesce, non sta attratto troppo tempo davanti a vederlo, mentre magari la capretta o la scimmia prende un po' più il E a Maria tempo. Vittoria, a te qual è A me l'animale tra piacciono questi tutti, quindi presenti? è una domanda abbastanza difficile a cui rispondere. A me piacciono molto lo capi e la giraffa. Sono due animali che mi Senti, piacciono. quanto dura più o meno temporalmente un giro per visitare gli Oh, per fare animali? un buon giro consigliamo sempre di prendersi un paio d'ore come minimo. Però, ecco, il consiglio mio personale è quello di prendersi un'intera giornata, perché gli animali hanno abitudini diverse, come dicevo prima, i felini sono più attivi verso la sera, mentre le scimmie nelle ore centrali. Quindi stando tutto il giorno si gode meglio di quello che ci regalano gli Anche animali. perché questa struttura è attrezzata per poter accogliere e Sì, mantenere la gente tutto il giorno, no? C'è il certo, bar, ci c'è il sono le aree ristorante, picnic, ci le si aree può portare da picnic. mangiare da casa, si può usufruire dei servizi forniti dal parco, appunto come il ristorante o il bar, quindi si riesce a stare tranquillamente tutto il giorno. Bene, quando è chiuso il parco zoo, che cosa avviene all'interno del parco zoo? Allora, quando è chiuso lo zoo avvengono esattamente le stesse cose di quando è aperto, quindi la gestione degli animali rimane invariata perché loro hanno bisogno delle nostre cure sempre. Sia con i visitatori che non, quello che rimane chiuso ovviamente è tutta la parte dei servizi ai visitatori, quindi come dicevamo prima, il bar, il ristorante, ma quello che è al parco rimane esattamente come d'estate e d'inverno. Eccolo.